Ciao ragazzi, siamo qui a 12 giorni dall'uscita nelle sale del nostro primo film e ancora stiamo facendo effetti speciali curati da Federico Maio, titoli di coda curati da Carmelo Farini. Quindi se qualcuno è stato dimenticato è colpa sua, sapete con chi prenderla. Ma io parlo anche con loro, quindi se loro non mi dicono niente... Non ci dice mai niente. Io c'ho, ho una memoria che è quella, poi... Se di colpo non sentite un suono è colpa di Melo Cambria. Tipo... Se di colpo vedete un'ombra è colpa di Carmelo Farini. Se di colpo vedete un taglio strano o parole dette male... O tipo... è colpa di Federico Maio. Tipo... E soprattutto... Ciao ragazzi... siamo qui oggi riuniti per celebrare nella la prova. Palestra. Comunque stiamo andando a provare nelle quest'oggi nelle finestre del truccatoio. Stiamo andando oggi a provare il film al cinema per la prima volta. Che ancora non è finito. Però ci sono pochissime cose da fare. Tre giorni dalla prima, il film ancora non è finito. Ma va bene così. In pieno stile. Queste qua sono cose che non deve sapere nessuno. In pieno stile, sì, no. Ma si saprà dopo il film, ovviamente. Quello è Federico. Ciao, Fede. Allora, questo praticamente è una telecamera che riprende da questi buchi. Serve per fare tipo lo slow motion, che la macchina per dire passa così. E questi buchi tipo catturano tutti i frame. E qui puoi regolare l'intensità dei frame. Quindi questo è un nuovo tipo di telecamera, bellissimo. Si chiama Tascam. Bello. Ti sei convincente. Federico, saluta. Ciao ragazzi, spero che... Anzi, questo video molto probabilmente sarà pubblicato in seguito alla proiezione del film. Ovviamente. Spero che molti di voi verrete a vedere il film, perché comunque è stato un nostro grandissimo sforzo che speriamo venga ripagato. E ci vediamo... Dopo la prima anche altre volte al cinema, così da diciamo far vedere questo film alla maggior parte delle persone possibile. Ciao a tutti ragazzi. Grazie. Ma come cazzo Maffei? Ciao. Io è la diciamo che è la prima volta che vedrò questo film quasi per intero. Vediamo cosa devo scalpellare a Federico Maio, anche se non sono il regista. E niente. Speriamo che vada bene, che così non escono più pazzi a fare montaggi. Perché siamo a due giorni prima della prima, esatto. Ragazzi, però no. Continuiamo? Allora, adesso andiamo a cercare gli altri componenti. Ci dovrebbe essere Saro Popolo e Carmelo Farini. Vediamo dove sono. Siamo allo studio Mato Cinegrafico. Ci vuole. Qua si vede tutto il buio. Ecco qua, Saro, vuoi dirci qualcosa prima di questa prima prova di proiezione? Sì, sono molto emozionato. Stiamo uscendo adesso dallo studio Mato Cinegrafico, cinematografico, e stiamo andando al cinema a vedere alcuni dettagli. E niente, sono dir poco emozionato di questa, per questa esperienza. Vabbè, che dire, oltre all'emozione non, che anche mi gioca un po' il parlare, non sto capendo più un cazzo, mo' di scelto personale. Okay. Comunque io sono Saro. Grande, ciao. Saro, ciao. Ciao, vi voglio bene. Te mi spavento tantissimo. Per cosa? Boh, non so, mi sento male. Non mostrarti altro, però. Proprio, devi mostrare fiducia nel tuo prodotto. Non c'è motivo. C'è motivo di essere. Che siamo nel Messico, siamo maci, siamo persone vere. Siamo siciliani persone vere, però dobbiamo credere in quello che abbiamo fatto. Perché naturalmente la qualità c'è. Io credo lo stesso. La qualità. Cos'è che ti fa male? Non lo so, non so cosa aspettare. Aspetta, c'è troppo lungo. È normale comunque che ci sia un po' di ansia. Non so cosa aspettarmi. Questa è comunque un'ansia positiva. Che differenza è. Che quanto pare, Federico. Ti logora. Infatti faremo un vlog. E faccio qua il vlog. Di questo diario di bordo numero Taltino Federico Figarra, al suo nome questo ma noi questo qui praticamente era cominciato questo vlog, l'ho cominciato io dicendo che ci sarebbe stata la prima e ho detto qualche mia impressione, sono passato un po' da tutti. La tua impressione qual è? Sì, ma ora manca Saro. Non lo so. Si vede chiaramente la sua impressione, che è in ansia, che è preoccupato. Scanto. Spera che perché non ho mai bene. Fatto un cazzo nella mia vita, questa cosa qua è troppo grande, troppo è tutto un colpo.
Okay. È un po' quando, come quando ti butti alla punzina. Sono 3 giorni che sento male. Grazie Carmelo. Grazie a voi. E allora andiamo alla prima. Perché, no, non, è, no, perché no, non hai preso la zona industriale? Ho sbagliato, Bravo, non ho subito preso la zona industriale. Vedi qua, ci zicchiamo nel traffico. Ora arriviamo. Già siamo in ritardo di 5 minuti, arriviamo fra 20. 5. Va bene. Siamo comunque stati viaggi di un quarto d'ora. Ci sono subito dalle 7:30. Comunque, mi è arrivato un messaggio e mi chiedono a che ora è domani la riunione. Che riunione? Con i fotografi. Va bene, non lo so a che ora. Comunque, quali sono le tue impressioni? Va più? Che la strada è molto trafficata, che arriveremo tardi alla prima proiezione di prova e mi devo fare la barba. Che Mello Farini è molto, 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 molto agitato. Si vede anche dalla sua guida. Perché ho il film. No, no, guida sempre così, non è perché è agitato. Io guido come agitato. Ho il film praticamente in mano e potrei anche buttarlo al finestrino, ma non lo faccio perché sennò poi mi ammazza. Vabbè, tanto non è quello definitivo. Sì, però poi che fa? Dobbiamo tornare in studio. E l'artista? C'è il mio in casa. Invece, ma tu l'hai detto le tue impressioni, Mello? Mello, quali sono le tue impressioni? Allora, secondo me ci siamo ridotti troppo tardi, però va bene lo stesso, l'importante è che per il giorno 28 ci sia tutto. Comunque, le mie impressioni sto dicendo. Le impressioni sono, che ho un po' l'ansiare. Cosa devi fare? Questi qua di sentimenti, secondo me cosa devi fare non hai fatto, che sei stupido. Allora, provo che sono molto emozionato in realtà, perché pensavo che riempivamo, ne so, il cinema con 600 persone, invece ci sono 1200 persone. E questo qua mi porta un po' d'ansia. Però sono sicuro che andrà tutto bene. Da questo punto di vista è pure una bella perché sensazione. Abbiamo lavorato davvero tanto. È da aprile che siamo su questo film. Siamo partiti col provarlo in studio tutti i giorni, io e Saro, che saluto tanto. Dopodiché l'abbiamo rivisto insieme a Federico. Dopodiché abbiamo cominciato le riprese, abbiamo fatto il casting, abbiamo trovato gli attori e poi abbiamo cominciato le riprese a giugno. Le abbiamo finite a luglio, metà luglio. Agosto ci siamo riposati un attimo, ma neanche tanto, perché sempre qualcosa l'abbiamo fatta. A settembre abbiamo cominciato a montare, abbiamo cominciato a mettere le musiche, abbiamo cominciato a prendere gli accordi con tutti quanti. È stato un lavoro davvero estenuante. Non pensavo fosse così difficile fare un film, anzi questo qui è stato abbastanza semplice, quindi immagino quando sarà tutto ancora più grosso. Però magari ci saranno più persone quando la cosa sarà più grossa. Ora stavolta eravamo... voglio essere buono, eravamo 5 persone che facevamo le cose. Perché voglio essere buono, comunque. E dimmi chi sono gli altri due, perché non li collego. Saro, Federico, dai, un po' di sostegno ce l'hanno dato. Federico chi? Federico ci è sempre stato. Federico Ficara. Ma là. Ciao. Cioè, loro erano di sostegno morale. Proprio, ma... Oh, quando parli di proprio? Sul ruolo, non tanto ne. Scherzo, io comunque faccio sempre riferimento alle riprese. Poi in realtà quando il momento del montaggio delle post-produzione... No, però davvero... Una mano anche in compagnia c'è stata. Le riprese sono state quelle. E poi non di Saro non si può dire niente, perché durante le prese si dirubava le cantonere davvero. Proprio era una cosa tremenda, sì, esagerato però. Però prima delle riprese, come actor coach ha fatto davvero un buon lavoro. Era pure bravo come attore. E dobbiamo dire che era l'unico, ma dico l'unico fra tutti noi, che sapeva il copione a memoria. Come il Padre Nostro e l'Ave Maria. Ed è stato bravissimo, davvero. Questo è ottimo. Antonio Maffei, aspetta, per riprenderlo devo fare qui, così. Dietro con i miei accessori. Cosa, niente, io sono arrivato alla fine purtroppo e anche per fortuna, perché magari non mi sono vissuto neanche le ansie, infatti sono abbastanza tranquillo anche oggi, ma spero che davvero, da spettatore o da quasi collaboratore, diciamo spettatore in questo momento, vada tutto bene, il film mi piace, perché non l'ho visto, ripeto, non l'ho visto neanche tutto, ho visto qualche scena così ed è interessante, vediamo tutto l'intero cosa, l'insieme cosa mi... Comunque questo video qua uscirà dopo che lo vediamo il film. Quindi dopo che lo dopo il 28 anche voi, anche, quindi, giustamente, poi quindi, anche quindi possiamo momenti... dire no, questo film è davvero bello, cioè fantastico, l'ho visto, è stata una cosa fantastica, ritorno, fantastica. No? Ritorno, facciamo, okay. Niente, quindi speriamo piaccia a tutti, anche a me. Quindi se ci sarà il video di ritorno vuol dire che il film era bello, se il video di ritorno non ci sarà vuol dire che siamo tutti depressi e non facciamo neanche i video. Piangiamo, ci mettiamo là muti, meglio in silenzio che smatti il muto. Comunque già 5 minuti di video per me sono tantissimi. Ora stacco, saluta Melo.
Ciao ragazzi. Ah, ciao. Ciao. Saluta. Ciao, mamma. E allora, ora siamo a Milazzo, stiamo quasi per arrivare al cinema, ma c'è un po' di traffico. Essendo a Milazzo è traffico proprio normale. Perché devo tirare dritto. Certo, potevi tirare dritto. Allora già me stesso, però è questo Milazzo che cambia tutte le strade. Prendo sempre per non mi sono ormai... Cosa possiamo fare? Siamo stati giusto. Vabbè, ci buttiamo vabbè, peggio adesso ancora. Vai dritto, tanto gli sta... Ma sì, sì. Ma sì, dai. Traffico di Milazzo. Tanto ci siamo ormai, ormai il traffico è qui. La giornata sì, è un po' grigia. Sì. Ma è breve fresca. Cioè, io mi lamento qua, quando sto a New York e c'è tutto quel bordello, che faccio? Mi lamento. Ma qua per me tipo è normale. Sono più grandi, poi, ma penso è leggermente più grande. Penso che ti muovi con la metro. Ci sono più macchine, sì, con la metro, mezzo ai luteri. In mezzo ai luteri, ma che dici? No, no. Mm-hmm. Apriamo il finestrino e fa un po' di caldo. Sì, sì. Oggi fa caldo. Sentite anche un po' di odore milazzese. E loro non perché lo sentono. Perché iPhone? Odore di cornetto. Odore di cornetto. Odore di cornetto. Fagli vedere le nostranze siciliane. Guardate. È una grande cosa. Ah, che bello. C'è una grande cosa che le vedete. Ma scusa, che ora è? Pieno di colori. Ah, ok, la sera, beh. Le 11 sono. Sono tanto non è quello. Oh, vi raggiungo al cinema, lasciami qua. È sicuro? Vado alla SIA, ci vediamo fra poco. Signori, adesso entreremo per la prima prova di Malamuri, che è già cominciato. Andiamo. Fino ad Ad occhio capocchiatato. Cosa l'ho chiesto? C'è l'Oscar. Oscar per questa gesta. Basta. Ma se posso dire che avete di giù niente papà. Niente, cosa? Ho capito. Al cinema non c'è nessuno. Ma per cristiani, sicuramente. E allora, signori, pezzo di merda essere. Abbiamo appena risolto tutte cose. Da qui si controlla tutto il proiettore, tutti i volumi. Abbiamo fatto tutti i volumi. Questo qui è il nostro proiettore. Guardate che è bello grosso. Vedete? È spettacolo. Sì, sì, giusto. Dopodiché come prima, qua c'è Saro. È muscoloso. Non sei più muscoloso come prima. No, vabbè. È muscoloso come prima, però è più magro. Prima è piccione. Prima eri in massa, compare. Ti eri messo in massa. Ora invece sei in definizione. Definizione. Spettacolo. Cazzo fai. Spettacolare. Yeah! Carmela, ti voglio credere. Tu capisci. Ma bada bene che se mi hai detto una cazzata, quello lì lo faccio finire. C'è sciroppo. Come andiamo? Quando lo pulisco nel fiume.